buonasera a tutti. Allora, incominciamo. Abbiamo fatto una commissione congiunta lavori pubblici e commissione ambiente e territorio, perché abbiamo in discussione all'ordine del giorno un'approvazione del progetto relativo alla convenzione tra la provincia di Varese e il comune di Busto Arsizio per la rotonda sulla strada provinciale 13, e avevamo aggiunto una mozione del consigliere Speroni che ricordava l'aggiornamento del piano urbano del traffico, proprio perché avevamo fatto anche dal punto di vista urbanistico le due commissioni congiunte. Va bene, cominciamo con il primo punto dell'ordine del giorno, quindi l'approvazione del progetto per la convenzione. La parola alla consigliera Fabiadini, prego. Buonasera. Allora, la bozza di convenzione è per la realizzazione della rotonda all'incrocio tra via Toscana e via Biella, è tra il comune di Busto, la provincia di Varese, il comune di Villa Cortese e il comune di Legnano. L'opera è stata spinta e voluta soprattutto dal comune di Villa Cortese, anche se l'opera ricade sul nostro territorio, in quanto è un incrocio molto pericoloso, è stato segnalato dalla provincia come uno degli incroci più pericolosi, anzi, di tutta la provincia di Varese, e si trova appunto al confine tra Busto e Villa Cortese, e interessa anche la strada che viene dall'ospedale di Legnano, per cui è molto trafficata, e sull'incrocio, sebbene la provincia abbia anche abbassato il limite di velocità, purtroppo è proprio un punto dove ci sono tantissimi incidenti. La bozza di convenzione era nata da un primo accordo ancora nel marzo 2010, al quale avrebbe dovuto partecipare anche la provincia di Milano, appunto essendo i comuni di Villa Cortese e di Legnano in provincia di Milano, e poi si è ritirata, per cui appunto sono rimasti quattro enti che ho appena citato. La convenzione praticamente prevede appunto la realizzazione di questa rotonda con un quadro economico di 400.000 euro, di cui il comune di Busto contribuisce per 50.000 euro. Il progetto è stato redatto dalla provincia di Varese, mentre il capogruppo della realizzazione dell'appalto sarà Villa Cortese, che poi effettivamente è il comune interessato. E il comune di Busto, oltre appunto all'impegno che è già stato a bilancio, del contributo di 50.000 euro, prenda carico anche dei tre tratti di strade provinciali che verranno dismesse dalla provincia. E appunto il terzo impegno era quello di fare la variante urbanistica, in quanto il piano regolatore in questo momento prevede l'incrocio così come è attualmente. Basta, per cui la variante urbanistica praticamente viene fatta con la 23, ancora legge regionale 23, è possibile approvarla, in quanto appunto variante è un'opera pubblica, se no normalmente attualmente di variante al piano regolatore non se ne potrebbero fare. Quindi in consiglio vi troverete due delibere, la prima che è appunto l'approvazione della bozza d'accordo di programma. La seconda, appena in successione, è quella di approvazione della variante al piano regolatore con la legge 23. Praticamente la variante al piano prevede il riaggiornamento di alcune zone che erano in zone agricole, appunto a strada. La variante interessa anche una parte del parco alto milanese, ma che ha dato peraltro parere favorevole, che abbiamo acquisito agli atti, e potete trovarlo poi nella cartella di consiglio.